Ciao e buone feste natalizie, perché Natale è passato, ma io non ho portato un gioco natalizio in questo caso. Sicuramente l'avete visto, non me ne frega niente di chi dice l'hai copiato da Zeb89, ma è il cazzo che me ne frega. Quindi l'ho provato perché l'ho visto da altri youtubers e mi intrigava, visto che avevo provato anche Friday the 3rd The Game, quindi non potevo non provare Dead by Daylight, preso tra l'altro a saldo Steam 13,99€, quindi tranquillo proprio al bacio. Prima non volevo dargli i soldi per sto tipo di gioco perché volevo vedere da che parte andava e in che direzione andava a parare. Poi non lo faccio imitando nessuno come ho sempre fatto. Marchio è lo zio style, il vecchio zio Ariar, lo zio Ariar style, quello del fate come ve pare, è sempre stato, credo, originale, non ho influenze di nessun tipo, quindi quello che dico ve lo dico direttamente nel frattempo che vediamo questa intro, e tant'è se vi pare. Quindi Dead by Daylight, sigla! Friday the 3rd sicuramente è stato un po' tirato fuori visto il successo che ha avuto questo di gioco, che all'inizio pensavo non avesse, in realtà poi dopo ci ha avuto, e quindi altri tanti su Twitch e su YouTube stanno facendo questi video. Spero che lo vediate perché ci gioco io, non perché il gioco è bello, spero che lo vediate perché ci gioco io e vi piace vedere come io ci gioco. Mi sto tanto facendo tirando sulle maniche, gioco come killer. La differenza con l'altro, quindi con The Friday the 3rd Game, è che qui si può decidere a prescindere di giocare già come assassino, mentre di là è randomica la cosa. Dice, se ti capita che giochi come vittima, questi sono i personaggi che poi man mano sblocchi, gli sblocchi i perk, sblocchi le capacità, le abilità, eccetera. Qui invece stesso discorso, ma con la differenza sostanziale che giochi anche in prima persona. Di là non lo so perché non sono riuscito mai a giocare come killer, come Jason. Qua invece con l'aggiunta del DLC, quindi quello relativo ad Halloween, puoi giocare come Michael Myers, e non è poco, direi che non è poco. Comunque, io ho fatto 3 partite già, 2 le ho perse in maniera implacabile come killer e una l'ho stravinta alla grande uccidendo 3 su 4 dei sopravvissuti. Mi piace troppo il cacciatore, troppo tozzo. Campi putrefatti. Intanto qui comincio a piazzare una bella trappola qua. Trappola 1. Dove siete? Dove siete? Andiamo a caccia. Tralala. Non ne vedo uno, eh. L'ho presa io, non ci credo. Oh, qui c'è un mio sport preferito, appendere i maiali. Questa è in funzione, Kaiser. Oh, abbiamo trovato uno stronzone che mi ostacola. Ciao, micromerda, dove sei? Dove sei, porcellino? Lo metto qui, perché così lo stronzo che viene magari inseguito da me e mi mette di traverso questo ostacolo per evitare che io passi, si becca intanto la mia trappolina. È una mia tattica, non l'ho vista fare a nessuno. Vedessi qualcuno però. Dove sei? Pighi pighi, vieni qua, vieni. Fatto male? Eh? La cosa figa è che quando li ferisci poi gemono nell'ombra, io li sento. Vieni qua. Vieni qua, vieni. A terra. Guarda come si trascina, guarda come si trascina. Buggata, buggatissima. Vieni con me, vieni, che andiamo da una parte molto bella. questa mo vuole scappare. Devo cercare di arrivare prima che scappi. E tu muori lì. Vediamo se riesce a scappare. Sembra un po' fantoziana come cosa. Se scappi ti faccio male un'altra volta, ricordati, eh.
Vada, eroe! Sono cattivo, sì, sono perfido. È molto natalizio questo gioco, come dicevamo, infatti lo dimostra anche il cappello. Che poi alla fine, se ci pensate, questi giochi hanno successo perché ci ricordano un po' i giochi che facevamo da ragazzini. Vieni, Piggy, Piggy, vieni. Ma la sono ripersa, vedete? Non frigna più. Adesso ha aperto l'uscita lo stronzo. Devo ammazzarlo prima che ci arriva. Mi hanno fatto un culo, ragazzi, mi sa, eh? Oh, nemmeno una hanno preso le trappole. Ma che cazzo? Se vedono bene. Eccolo. No, non ho fatto in tempo, mi sa. Maledetti! Maledetti! Maledetti schifosi! Maledetti! Vittoria brutale! Ma di chi? Mica la mia! Sarò implacabile se vi scopro, vi squarto come dall'inguine fino alla gola. Buon Natale! Questo cappello è fantastico, fronte. Dove vado io? Loro stanno dall'altra parte. Boh! Che cazzo fate? Eppure so quattro, ma come cazzo faccio a non vederne uno? Scusate. Ma voi l'avete visti? Se sì, indicatemi i punti. Sta camperato qua dentro, praticamente. La stronza, la stronza. Vista dove si metteva. Hanno aperto. Hanno aperto, eppure è scappata questa. Vieni con me, vieni. Vieni con me, vieni. Vieni con me, vieni. Ciao bella. Ce ne sta qualcuno, Mr. No Name. Guarda che sta cercando di salvarsi. Vieni, Mr. No Name. Ti sei liberata? Dai. Guarda sto stronzo. Si è liberato. Vieni, baby. Mi sei rimasta solo tu. Tre su quattro. Non si vince. E vabbè. Abbiamo scoperto anche questo, quindi vabbè. Proviamo ancora. Già è iniziata la partita e già hanno... Ecco. Ne hanno sbloccati già tre. Si sono bravi. Guarda un po'. Ma quanti cazzo ne siete? Ognuno saprà la sua. Ciao, e che te posso fare io? Ma a te t'ho visto però. Vieni da zio, vieni. Vieni da zio. Che zio ti fa morire adesso. Al patibolo. Hanno aperto. Dobbiamo cercare la porta. O è quella laggiù. No, ma non ve faccio uscire a voi. Mi metto qui. Nessuno è uscito. Ah! Che fai? Esci adesso? Apri tutte le tue porte, vai, esci adesso. Io non mi muovo da qui. Dovrete sacrificare qualcuno di voi. Ma ha preso un colpo, ero io. Ho toccato il click del mouse. Voglio aprire l'altra. Ma l'altra sta sempre qui vicino. No! Ma vaffanculo, va! Vabbè, ma queste sono cose che scoprirò pian piano mentre gioco. Si poteva aprire l'altra porta e se ne sono andati tutti dall'altra mentre io stavo lì. Bella figura da fesso ho fatto, sì, in effetti. Vabbè ragazzi, spero vi sia piaciuto un pochettino questo gioco. A me ha divertito, nonostante abbia fatto tre figure di merda, super giù, anche di più. E vabbè, la prima volta che ci giocavo ho fatto solo tre partite prima. Ho degli eroi, anti-eroi,
che hanno poca esperienza, e si vede quando incontri gente che ha giocato di più a questo gioco. È normale che penso che te possano fare il culo. Comunque, ditemi cosa sono nei commenti se volete che lo continuo, altrimenti lo sbrago qui e ci gioco da solo per i cazzi miei, come vi pare. Ciao a tutti, e buone feste sempre. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.